La musica è l'arte che eccita i sentimenti e ti fa scordare tutto. Tutto diventa facile, tutto diventa amore. Vi ricordo che questo programma è stato offerto da Ferrovie del Gargano, Cinzia Olearia, Gruppo Saccia, Hamburgeria Gourmet, Carni Affini Gourmet. Buona visione! Ciao a tutti! Oggi sono nella bellissima Deliceto. Andrò a conoscere il lavoro della Fondazione Buonuomo, che si occupa da anni di cura e accoglienza di anziani. Andiamo! Cos'è questa musica? L'anima di questa struttura. Grazie. Lo dicono tutti e lo vedo anch'io con i miei occhi. Noi siamo nel tuo ufficio, ma in realtà tu qua non ci sei mai perché sì. Sei sempre tra loro, tra certo, gli ospiti. Certo, certo, a chiedere, vedere quali sono le loro esigenze e le loro necessità, perché l'ospite è al centro di tutto e tra le nostre priorità. Noi dobbiamo realizzare tutti i loro desideri, perché se loro stanno bene, stiamo bene anche noi. Tu ti occupi dell'amministrazione sì. della casa di della riposo, casa di riposo. Della fondazione. Sì. Sì. Però in realtà fai molto molto di più, abiti a due passi sì. dalla struttura, sì, sì, ma in realtà sei sempre qui. Sì. Ho visto addirittura la tua bimba. Sì, che sì, viene sì. Qui a questa è la casa di tutti e anche la loro casa, quindi loro sanno che io sono qua e quando hanno bisogno di me vengono qua. Ma anche agli ospiti fa piacere ricevere la visita dei bambini perché il binomio bambini, anziani è vincente sicuramente. Come è strutturata la casa? La casa ha 16 stanze, sono quasi tutte doppie ad eccezione di due singole. Ogni stanza è corredata di servizi, quindi i servizi sono ad uso personale delle due ospiti che occupano la stanza. Quindi c'è comunque una riservatezza per ogni ospite. Poi abbiamo la cucina e la sala da pranzo annessa e viene tutto preparato sul posto. Parliamo di cucina locale, i prodotti vengono acquistati localmente, quindi abbiamo le nostre mozzarelle, il nostro olio, tutto su produzione locale. Poi abbiamo le attività di animazione, canto, recita di poesie, balli anche. La musica ho capito che è molto importante. Sempre, non manca mai. Loro hanno bisogno di essere stimolati in tutti i modi. Poi abbiamo anche la fisioterapista che svolge quindi questa attività di fisioterapia quotidianamente perché il movimento è importante. La mia domanda finale è: chi te lo fa fare? Oramai quando si entra in questa struttura si entra e si è travolti, non riesci più ad uscire perché gli ospiti si appoggiano, hanno proprio chiedono il tuo aiuto e ti viene spontaneo darglielo. Grazie. Rocco, ma tu quanti anni hai, scusa? 94. E pedali così, più velocemente di me. Sono sempre allenato. Sei sempre in forma. Sì, ho sempre lavorato, tutti i mestieri, sono tutto bravi qui. Sono beh, bravissimi. Certo. Si mangia bene. Sì, si mangia anche bene. Meno male perché... Certo, se non mangiato bene, ti sei so qua. Aria pulita, si sta bene, poi vi divertite tutto il giorno, cantate, ballate, sì, meraviglioso, sì. Anzi ti dico che quasi quasi ci sto facendo un pensierino anch'io, voglio trasferirmi qua con voi. Siamo sempre in movimento.
Valeria, tu sei la fisioterapista di questa bella struttura. E come funziona? Cioè, di che cosa ti occupi e che importanza ha la riabilitazione e la fisioterapia per gli ospiti come Rocco? Rocco nota, nota Rocco. Nota Rocco, giustamente. Il loro ingresso in struttura, tu cosa fai? Un check-up, sì, un'analisi? Faccio una valutazione, poi sempre dietro prescrizione comunque di un fisiatra, di un ortopedico, poi valuto anch'io e inizio il trattamento in base alla loro patologia. Certo, e ovviamente la struttura è dotata di una piccola palestra, certo, che ha un po' tutto quello che può servire. Certo. E tu ovviamente li segui costantemente, certo, tutti i giorni, tutti sei giorni, qua? Sì, vengo tutti i giorni e ogni giorno fanno questo. Giovanni, tu sei il presidente della Fondazione Buonuomo. Cito una frase che mi dicevi poco fa: non bisogna mai partire scoraggiati. Tu come sei partito? Poter essere scoraggiato, c'erano tutti i presupposti. Sono stato tenace e ho voluto, diciamo, perseguire questo momento. In realtà la nomina nasce, è una nomina regionale, è una nomina di istituzione regionale, e pertanto quale amministratore avevo l'obbligo di portare avanti ciò che più di 100 anni fa qualcuno aveva voluto lasciare in dono alla comunità di Deliceto. Ecco, lui chi era? Buonuomo era un uomo buono, con prudenza e intelligenza. Lui donava tutto al comune di Deliceto affinché potessero operare, ecco, e fare il bene. La storia nasce dal suo testamento. Era il 1906, il 23 agosto del 1906, e ha redatto, meglio, chiudeva il suo testamento. Da quel momento nasce la sua storia. Vi ho visto prima che guardavate i quadri. E in questo passaggio di quadri ho cercato di realizzare il pensiero della sua vita. Quindi, cogliendo il suo pensiero, ciò che lui aveva realizzato un orfanotrofio, noi abbiamo continuato a realizzare una casa per gli anziani che non sono orfani, non sono abbandonati, no, sono molto vissuti, sono del paese, sono quasi tutti di Deliceto, quindi i familiari vivono con noi. Sono sempre presenti. Non c'è orario di visita. Ed è importante, lo ritengo importante, perché vivono la loro casa. Se io dovessi andare a casa di mio padre, non c'è un orario, perché è casa mia. E così è qui, questa è casa loro, casa dei figli e casa di tutti. Sei felice quando guardi questa casa? Sì, anche perché l'ho fatto con una gente. Ho dovuto, ecco, quel sacrificio, quell'impegno che ci vuole, io mi trattengo con loro con piacere, li vivo, conosco tutti ed è un piacere, sono i miei genitori. Rocco, abbiamo ballato, abbiamo cantato, adesso dovremmo pure mangiare qualcosa, dovremmo sì, cenare. Dobbiamo mangiare, mangiamo. Tu apparecchi pure. Nessuno ve lo nega, qua ci sarà roba per tutti. Lo so, perciò, qui c'è un sacco di roba. Possiamo mangiare perché c'è la roba per tutto. Perfetto, abbiamo apparecchiato tutto, sì, è tutto a posto. Allora, tu accomodati, io vado a dare una mano in cucina. Angela, porzione abbondante. Grazie. Ecco qua, buon appetito. Grazie. È il momento della cena, quindi un saluto grandissimo da Deliceto e dalla Fondazione Buonuomo. Ciao! Ciao! Ciao.